Coronavirus, scuole chiuse altre 2 settimane. Il governo ha deciso impossibile la riapertura delle scuole lunedì prossimo. Anzi, le misure si allargano a tutta Italia. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in tutta Italia a livello precauzionale alla luce dei dati che arrivano sull'andamento del contagio per altre 2 settimane. Si va anche verso l'invito agli anziani ad evitare di uscire di casa. Difficile un allentamento delle misure precauzionali nei prossimi giorni, a meno di colpi di scena per la ripresa delle attività sospese o limitate. Coronavirus, 0 nuovi casi in Polesine. In Polesine si conferma l'assenza di un focolaio da coronavirus e risultano negativi i tamponi agli ultimi 2 casi sospetti. I casi di positività restano fermi a 4, nessuno dei quali versa in gravi condizioni per fortuna. Salgono a 146 le persone in isolamento, una ventina in più rispetto a ieri, mentre si attende l'esito di altri 3 tamponi. Coronavirus, serve senso civico, non servono allarmismi non giustificati dalla situazione, basta avere senso civico e rispettare le norme di cautela diffuse. Servono per tutelare le categorie più deboli come gli anziani e chi ha già altre malattie, ossia coloro che potrebbero rischiare la vita in caso di contagio. L'appello arriva dal prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca. 2 milioni e mezzo per l'economia, contributi per 2 milioni e mezzo di euro per l'economia del Polesine. Questo lo stanziamento fatto dalla Regione del Veneto per aiutare l'economia messa in difficoltà dalle misure prese per contenere il contagio da coronavirus. Lo annuncia l'assessore regionale Cristiano Corrazzari. L'ultimo saluto per la doppia tragedia si terrà venerdì alle 15.30 il funerale di Luigino Ruzzante, 64 anni, e della moglie Eleonora Pozzato, 60 anni, la coppia coinvolta nel doppio suicidio avvenuto nell'abitazione di via Concilio Vaticano II. Non ci sarà liturgia funebre in chiesa alla luce delle disposizioni contro il coronavirus. Si arriverà direttamente al cimitero in viale Oroboni, una veloce benedizione e poi la sepoltura. Telecamere antivandali sono state installate in piazza 20 settembre nelle vicinanze della rotonda. Le telecamere che andranno a migliorare la videosorveglianza per evitare gli episodi di vandalismo e di criminalità che si sono verificati in questa zona a opera di giovani e giovanissimi. Urbanistica, esplode il caso, imprenditori ma anche cittadini in protesta contro la gestione del settore urbanistica, accusato di troppa lentezza nel gestire le pratiche che a volte trascorrono mesi e mesi senza avanzamenti. L'assessore competente, Giuseppe Favaretto, prova a smorzare la polemica, assicura incremento del personale e nuove procedure. Si discute sul futuro del chiosco, si continua a discutere sul futuro assetto di Piazza Merlina e del chiosco, l'attuale sarà senza dubbio demolito. L'amministrazione comunale non esclude l'apertura di una nuova attività in una diversa struttura, come una gelateria, mentre Monica Gambardella chiede di valutare di installare un'edicola come un tempo. Progetti per i carcerati. Una serie di progetti per i carcerati della Casa Circondariale di Rovigo. Ci sta lavorando l'amministrazione comunale di Rovigo con l'assessore Mirella Zambello, pur in un quadro non facile anche a causa della mancanza di risorse.